Tribù rossonera, tribù di gente vera, buon giovedì 24 di febbraio a tutti e a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Oggi è una giornata che è il pre, siamo alla vigilia di Milan-Udinese. Oggi ci sarà la conferenza stampa di cui poi stasera commenteremo nella live insieme a voi, insieme alla tribù rossonera. E quindi ci sarà Milan-Udinese domani giusto in un orario che è stranissimo, alle 18:45, però so che tutti saremo belli pronti e carichi per arrivare a quel momento. Detto questo, voglio ringraziare per l'ennesima volta e non mi stancherò mai di ringraziare per i messaggi che sto ricevendo in questi giorni per la situazione purtroppo di mio padre che ancora è lì aggrappato a un tubo in ospedale e la situazione è stabile, però non ci sono dei miglioramenti sostanziali. Detto questo, per chi ha fede, che faccia una preghierina per lui. Ringrazio anche tutti i nuovi, le nuove iscritte al canale, grazie davvero per il supporto, per credere in questo progetto e a tutti coloro che sempre mettono un bel like di fiducia per muovere nella rete. Detto questo, iniziamo sempre con le prime pagine dei giornali di oggi, che anche oggi non si smentiscono per loro proprio la loro grandeur, no? Per la loro grande maniera di fare del giornalismo. E poi parleremo proprio di un plebiscito ormai a livello di tifosi nei confronti del prossimo capitano una volta che andrà via Romagnoli. E infine ci sarà un duro attacco a Ibra che poi commenteremo e che di cui in parte posso essere d'accordo e capirete il perché. Ma dunque iniziamo con Tutto Sport o Rutto Sport, molti lo chiamano. Ragazzi, prepariamoci alla processione. Io pensavo che le processioni si facessero a Santiago de Compostela piuttosto che a Lourdes. No, in processione da Belotti. Sappiamo che Tutto Sport è un giornale di Torino, quindi dà sempre uno spazio piccolo al Toro e molto più grande alla Juve, essendo nelle mani degli El Canarieli. E praticamente in processione da Belotti, appello dei tifosi del Toro. Domenica mattina tutti allo stadio, l'obiettivo è far sentire l'affetto del popolo granato al Gallo, alla squadra e a Juric, a prescindere dai malumori per la gestione Kairo. Cioè, vogliono farsi sentire probabilmente al capitano granata, cuore rossonero, magari per continuare nell'esperienza del Toro, per quanto sarà molto molto difficile e molto probabilmente durante la sessione di mercato sarà uno dei partenti. E dunque ci sarà questa processione, dopo soprattutto il gol che ha fatto nel derby, sicuramente ha scaldato molto gli animi. E proprio in basso sulla Juve dice: Juve ora aiutalo, con un'immagine di Vlahovic che si guarda di lato e dietro di lui ci sono Zaniolo, Milinkovic-Savic e Pogba. Ossia, la serata Champions ha confermato l'importanza di Vlahovic, però per rilanciare le ambizioni appunto della squadra dice: a giugno servirà l'arrivo di un altro asso a centrocampo. Quindi mette le foto di questi tre difensori, poi tre centrocampisti. Di lato poi parla del ritorno degli spareggi Europa League, quindi vai Napoli, ti spinge Maradona, quindi dello stadio Napoli. Stasera alle 21 ci sarà appunto questa importantissima partita tra Napoli e Barcellona. In basso Atalanta nella bolgia senza paura, la stessa cosa, e carica Lazio, c'è Ciro per l'impresa. Infatti per il ritorno ci sarà oggi pomeriggio alle 18:45, tanto Olympiacos Atalanta dopo il 2-1 dell'andata dei bergamaschi che sono riusciti a ciuffare in 3 minuti una sconfitta quasi certa. La Lazio invece al contrario, l'andata ha perso per 2-1 e deve cercare di ribaltare questa situazione, quindi in bocca al lupo alle tre italiane in Europa League. United 1-1 a casa Atletico, Benfica Ajax 2-2, show. Poi più in basso anche c'è Sheva e l'Ucraina, amiamo la libertà. La guerra con la Russia, parla l'ex CT della nazionale Ucraina, ex nostro grande centravanti e bomber del Milan, appunto insieme vinceremo e ha messo un post con la bandiera appunto dell'Ucraina. Mentre per quanto riguarda il Corriere dello Sport apre con la noce del DS, cioè il DS era Maradona chiaramente, Euroleague con il Barça e Insigne il protagonista più attivo. Tutti si aspettano una grande partita del capitano che a giugno lascerà proprio la squadra partenopea per andare a fare l'esperienza a Toronto in Canada. Spalletti, Napoli di lottatori, Maradona tiferà per noi. Lazio per la rimonta con il Porto, Sarri ritrova Immobile. Dunque in mezzo c'è invece Allegri, tutti i mali vengono dal centro e praticamente anche in questo caso
Dopo anche l'infortunio di McKennie, si soffermano sul fatto che c'è la necessità nella prossima campagna acquisti di dare più forza al centrocampo juventino. E in mezzo pagina c'è Joao Felix, avverte l'Italia. Yaremchuk, gol per l'Ucraina. L'Atletico Madrid era passato in vantaggio ieri 1-0 contro il Manchester United, poi l'ha agguantato all'80esimo il pareggio, e Joao Felix è stato uno dei protagonisti con un gran gol all'inizio. Yaremchuk invece ha fatto il gol del pareggio del Benfica del 2-2 contro l'Ajax, e quindi gol per il suo paese, l'Ucraina. In basso, Roma Totti, il vero amore non finisce, perché le voci sulla vita privata non hanno svilito l'immagine di Francesco. Ecco, questo è uno dei punti veramente che già da un paio di giorni lo sto dicendo, è avvilente. Cioè, mi sembrano diventati ormai questi giornali carta straccia, dei gossip, ritornando un'altra volta con questo discorso della sua vita privata. Due giorni fa parlavano di un divorzio in vista, ieri di una famiglia che si è riunita per andare tutti a cena insieme, lui, lei, cioè Ilary Blasi, i loro figli, e oggi il vero amore non finisce, continuano a parlare ancora, ad andare avanti con questa storia. Io sapete che queste cose qua non le accetto, perché sono giornali sportivi, dove parli, puoi parlare di calcio, basket, quello che vuoi tu, però della vita privata delle persone, sinceramente, mi sembra proprio di evitare. Gazzetta dello Sport, quindi chiudiamo con il giornale di Milano, centropagina, Lukaku, rivoglio l'Inter, un altro piangina, vabbè, con Inzaghi andrebbe bene, tra piangini e piangini penso si ritrovano. Romelu in crisi, al Chelsea è triste e sogna un ritorno clamoroso. Il gigante belga non si è mai ambientato a Londra, dice, per i nerazzurri è disposto a ridursi l'ingaggio, l'operazione resta costosa, il club ha altri piani, ma puntini, puntini. Ma vada via il Ciap. Vlahovic al max, un gol da star, ma Allegri deve rifornirlo molto di più. Anche in questo caso parlano che della necessità di un centrocampista per la Juve. Lo United beffa l'Atletico, Benfica e per l'Ucraina il pari di Yaremchuk. E a destra Mission Possible, missione possibile, c'è il Barcellona col Napoli, gioca tutto il Maradona, e è sotto l'Atalanta ad Atene, Gaspa ancora furioso con il VAR pericoloso, sappiamo che anche un altro piangina stile Inzaghi. Brecalo, il mio Toro può fare grandi cose, c'è stata un'intervista oggi che parla proprio del centrocampista rivelazione del Torino, e poi arriviamo a Tonali, lottatore di talento perché diventerà capitano del futuro. E proprio questa notizia qua è quella che dà un po' anche il titolo, insieme a, dopo alla seconda parte, di oggi. Tonali capitan futuro, la Gazzetta dello Sport lo esalta, è il diamante del Milan. Sandrino ormai è entrato nei cuori di tutti noi rossoneri proprio per l'attaccamento alla maglia, è un tifoso del Milan ed è il candidato numero uno ad ereditare la fascia di capitano nella prossima stagione, visto ormai la imminente, molto probabile partenza dell'attuale capitano Alessio Romagnoli. E per quanto diciamo che nella scala gerarchica ci sarebbe Davidino Calabria, probabilmente per trovare il nuovo capitano non bisogna basarsi in una questione di anzianità, e nonostante tutto c'ha del milanismo dentro Davide Calabria, anche lui è cresciuto nel settore giovanile del Milan, però siamo arrivati probabilmente in un momento in cui il capitano debba essere proprio un giocatore che rappresenti totalmente ciò che significa essere giocatori del Milan e amare questa maglia. Quindi non che Calabria, cioè adesso non mi travisate, non è che può, lui non lo rappresenti, però i tifosi ormai sono tutti schierati che il capitano futuro debba essere Sandro Tonali. Ormai è diventato l'idolo non solo della curva sud, che a ogni tocco di palla viene applaudito, viene incitato, poi c'è un coro suo proprio costante ogni domenica, è proprio un giovane milanista, è grintoso, ama la maglia, ha fatto di tutto per rimanere tagliandosi l'ingaggio in un momento in cui il Milan dopo la scorsa stagione aveva dei dubbi se confermarlo o meno. E dunque io penso che il Milan dovrà anche valutare queste cose, perché il suo amore per i nostri colori non deve essere assolutamente messo come un qualcosa che non debba essere tenuto in conto, anzi tutto il contrario. E dunque secondo me è giusto che sia così, il capitano debba diventare proprio Sandrino Tonali. E per concludere, Ibrahimovic, nuovo attacco dagli Stati Uniti, è un ignorante. Ebbene sì, ha ricevuto una nuova critica proveniente dal mondo dell'NBA dopo la diatriba che ha avuto con LeBron James in passato. In questo caso chi lo attacca è Enes Kanter Freedom, che anche lui giocatore di basket, che appunto gioca nell'NBA, conosciutissimo soprattutto per aver
preso delle posizioni forti a livello politico nei confronti di Erdogan in Turchia, gli è stato tolto il passaporto turco, piuttosto che contro il Partito Comunista Cinese, e lui vuole sempre esprimere la sua opinione. In questo caso, intervistato a rivista Contrasti.it, il cestista è tornato proprio a ribadire l'importanza che hanno questi personaggi a livello pubblico e anche nell'utilità sociale, dicendo: sono stato accusato anche da atleti professionisti di essere più interessato alla politica che al basket. Quando si tratta di diritti umani, diritti inalienabili dell'uomo, non si tratta di politica, è qualcosa di più, c'è una differenza enorme. E dunque menziona anche Ibrahimovic, dicendo che quando Ibra disse che se avesse voluto occuparsi di politica avrebbe fatto il politico, dice una grande falsità. Il nostro è un ruolo di responsabilità, abbiamo l'opportunità di influenzare con le nostre scelte, le nostre azioni e le nostre parole i giovanissimi e le future generazioni. E dunque continua dicendo: dobbiamo continuare a ispirarli questi giovani, sfruttando in maniera intelligente la nostra visibilità. E qua arriva l'attacco. Ibra è un ignorante, non ha idea di quello che sta succedendo nel mondo, deve comprendere la centralità e l'importanza del suo ruolo. Chiaramente la sua opinione è molto chiara, vediamo se poi Ibra, conoscendo il carattere, potrebbe rispondere anche con dei suoi post Instagram un poco enigmatici. E in ogni caso, al di là del fatto che ci sia questo attacco, io sono dell'idea che il giocatore ha ragione, il cestista. Al di là adesso del giudicare Ibra, io penso che ognuno debba fare le sue scelte nella vita in tutto, però effettivamente questi personaggi dello sport, che sono degli idoli per milioni di persone nel mondo e soprattutto ragazzini, debbano essere un esempio anche di integrità, di moralità e anche di idee. Bisogna sapersi schierare, come quello che è successo ultimamente con Djokovic, che è stato praticamente assalito dai media, dal mainstream, proprio perché non andava verso un discorso dominante che c'è in questo momento, che riguarda proprio il discorso delle vaccinazioni. Nelle leggi, nei diritti delle persone c'è la libertà di scelta, e lui ha espresso semplicemente la sua libera scelta in questa cosa, e fa bene anche a dire la sua. Non è che tutti quanti debbano andare sempre nella stessa direzione, perché sennò questa è dittatura. Quindi bisogna trovare delle persone che abbiano anche opinioni diverse, per far sì che poi uno si faccia una propria idea. E quindi non significa che uno, se dice una cosa, è migliore e l'altro è peggiore. Uno deve essere neutrale in tutte le circostanze, e poi sarai tu, con il tuo sentire, con il tuo modo di essere, dire: ecco, questo qui secondo me mi piace la sua idea, o non sono d'accordo con la sua idea. Ma non lo puoi crocifiggere semplicemente per delle idee e delle opinioni che fanno parte della libertà di opinione, di espressione e di scelta. Fammi sapere nei commenti qui in basso che cosa ne pensi. Io ti aspetto per l'appuntamento, chiaramente pomeridiano, delle notizie bomba flash in 3 minuti che riguardano il mondo del calcio, tanto italiano che internazionale. Questa sera ci vediamo come sempre intorno alle 7 per la live serale insieme a voi, insieme alla Tribù Rossonera, per fare il quadro della giornata di oggi, delle notizie di oggi. Mi raccomando, continuiamo con i like, con l'iscrizione al canale con campanella attiva, e un bacio alle mie amiche, un forte abbraccio a tutti i miei amici, un bel a tutta la tribù, a Ugga Ugga Ug, sempre Forza Milan, ovunque e comunque. Ti auguro una buona giornata e noi ci vediamo più tardi. Ciao!